Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di acquisti. Chi di noi non vuole risparmiare quando fa un acquisto? Beh, tutti quanti noi, compreso io. Nel 2017 ho scoperto un nuovo sistema che è nato di acquisti online, detto piramidale. Questo sistema l'ho inventato un sito web che si chiama Girada.it. Ora, io non sto qui a parlare di Girada.it, ma di un'altra società che ha inventato un sistema simile a quello di Girada, ma completamente diverso allo stesso tempo. Il sistema in questione è il sistema del sito dueamici.it. Questo sito web che ho conosciuto, diciamo, a inizio novembre, e che era nato alla fine di agosto del 2017, prevedeva che hanno un sito internet con una serie di prodotti scontati dal 40 al 60% che tu puoi acquistare, e al momento dell'acquisto viene inserito all'interno di una lista di persone che hanno fatto degli acquisti prima di te, e dato che tutti gli acquisti sono stati effettuati con degli sconti fortissimi, quando tu fai un pagamento e quindi fai un ordine vieni messo in una lista, i tuoi soldi serviranno a compensare gli ordini di chi c'è prima di te. Ora, questo sistema è molto intelligente, se non che al tempo stesso è distruttivo, perché prima o poi questo sistema detto piramidale crolla su se stesso. Quando ho sentito parlare di tutti questi siti web, perché poi dueamici.it è uno dei tanti che offre questo genere di servizio e di acquisto, ero indeciso di voler provare o meno ad acquistare, perché questo sito dueamici.it, essendo in uno dei suoi momenti migliori, quindi essendo appena nato, le persone che acquistavano erano tantissime. Allora cosa succedeva? C'era un'enorme pubblicità positiva su internet, perché tutte le persone che per prima avevano comprato, essendoci un numero enorme di persone che compravano dopo, subito erano state completate, tra virgolette, ascoltate bene questo termine perché è fondamentale, e quindi ricevevano i propri ordini. A un certo punto, quando il divario tra i primi che hanno acquistato e gli ultimi si è allargato in un modo esagerato, esasperato, tutto il sistema ha cominciato a fermarsi. Ora, vi ho fatto una breve introduzione, ma voglio che sia io del 24 novembre 2017 a parlare. 24 novembre 2017. Di sicuro il me del futuro vi ha fatto l'introduzione di quello che ho fatto nel passato. Quello che sto facendo è una sorta di report, quello voglio fare, una sorta di reportage su un portale specifico che ho scoperto sul web e di cui in tanti parlano. Questo portale è dueamici.it, di sicuro già ve l'ho detto. Ora, quello che voglio fare in questo momento è fare un recap di quello che ho fatto ed aggiornarvi ogni volta che avviene qualcosa, ogni volta che cambia qualcosa. Allora, in data 24 novembre ho effettuato l'ordine, 24 novembre ore 16:46, ho fatto l'ordine per un DJI Spark versione normale dal costo di 209 euro. Ora, mi informo come funziona il sito, che è differente dai sistemi di Girada, e funziona con una lista unica di prenotazione. Ho fatto l'ordine, ho fatto il pagamento anticipato tramite bonifico bancario alla società che gestisce il sito web, e va mandata la prova d'acquisto, e così facendo loro ti inseriscono in lista d'attesa. Ora, faccio il pagamento e mi ritrovo, faccio vedere, mi ritrovo sul sito. E poi cosa ho fatto? Dato che hanno una buona gestione, un canale Telegram abbastanza ben gestito dove rispondono in continuazione, li ho contattati all'assistenza, al canale di assistenza. Ora, io prima non ci ho parlato per dicendo che sto realizzando un reportage su come funziona il loro sito, proprio per non modificare quello che potrebbe essere il trattamento riservato a qualsiasi tipologia di acquirente, perché è molto probabile che se io avessi detto a loro: guardate, posso registrare un video in cui parlo del vostro sito, mi avrebbero spedito l'ordine molto velocemente se tutto funziona correttamente. Allora cosa ho fatto? Ho fatto la parte dello gnorri, che a napoletano significa la parte dello stupido. Allora vado sul gruppo di due amici che si trova su Telegram, e c'era la sezione assistenza. Allora io gli scrivo: salve, una domanda stupida, ho effettuato un ordine e caricato la prova di pagamento, dovrei ritrovarmi in lista in questi giorni, giusto? Grazie mille. Ora, ho scritto questo messaggio da fesso, anche perché ho capito come funziona il sito, quindi trovato il link della lista mi bastava anche andare domani mattina a controllare se fossi stato aggiunto in lista, come loro spiegano il funzionamento.
mi basterebbe bastato questo, invece ho voluto valutare quella che è l'assistenza. Diciamo che in circa 10 minuti mi hanno risposto, mi hanno chiesto il numero dell'ordine, gliel'ho fornito, e mi hanno risposto: domani ti vedrai in lista. Quindi sotto questo punto di vista funziona, anzi adesso gli rispondiamo anche, grazie mille. Sabato 25, quindi praticamente il giorno dopo, sto controllando, ho aperto Telegram sul computer per dare un'occhiata a questo gruppo di due amici, se funzionava, sempre perché c'erano 1600 messaggi, quindi vuol dire che la community è molto attiva di questo sito. Anche se c'è gente che parla anche troppo, però vuol dire che funziona. Ma quello che a noi interessa è capire se ci hanno messo in lista, perché ieri 24 hanno detto che oggi avrebbero messo in lista l'indirizzo, e questo qui clicchiamo, ok, così ci compare la lista. Andiamo a scrivere DJI, non c'è DJI, cerchiamo il mio nome e non c'è niente, quindi vuol dire che ancora mi devono inserire, giusto per, andiamo a cliccare qui, pagina numero 36, in fondo a tutto, se gli ultimi inseriti sono gli ordini delle 11:37, quindi stanno ancora dormendo. L'aggiornamento del pomeriggio, sono le 3:10, sono andato a controllare la lista e hanno aggiunto una pagina alla lista, controllando è comparso il mio nome all'interno della lista, e subito dopo di me ci sono già parecchi ordini, quindi sembra una cosa che funzioni, forse non con la velocità che loro si aspettano, perché poi nel gruppo di Telegram parlano che gli ordini potrebbero slittare dai 15-20 giorni al mese, perché non c'è un costante flusso di ordini cospicui da permettere lo slittamento della lista. Però sono comparso, quindi posso dire che sono stati corretti nella segnalazione, nel dirmi che il giorno dopo avrei avuto, sarei stato in lista. Quindi la lista rimane sempre la stessa, sono a pagina 36 e l'ultima pagina utile completata, sono in completamento della pagina numero 11. Essendo in pagina 36, immagino che ci sia parecchio da aspettare. Amici, facciamo un piccolo aggiornamento. Oggi è 2 dicembre, sono le 12:43 e la lista del sito web 2amici.it non è raggiungibile. Proviamo ad accedere al sito web. Ok, il sito è funzionante, ma se vado sulla lista non è funzionante. Andando sul gruppo di Telegram, che comunque è sempre molto attivo, dove anche gli amministratori della società sono molto attivi, hanno comunicato che ieri nella giornata del 1° dicembre c'è stato un controllo della finanza nella loro società, come giusto che sia, quando si fanno queste operazioni molto particolari è normale che siano soggetti a controllo. Detto andava tutto bene, e il sito è stato offline perché non sono riusciti ad aggiornare né questa fantomatica lista né a mantenere online il sito, che secondo fonti ha un traffico davvero elevato per quella che è la sua portata, e dicono che per le 13 la lista sarà riattiva e quindi aggiornata. Nel tempo che è trascorso hanno completato una pagina della lista, quindi a me ne mancano altre 20 per completare l'ordine. Mi sa che questa cosa andrà avanti per le lunghe, non saranno più 15-20 giorni d'attesa, ma saranno molti di più. 12 dicembre 2017, piccolo aggiornamento. Allora, andiamo a vedere su lista.2amici.it. Non sono stato molto attivo nel cercare e vedere cosa succedeva in questo periodo, perché sono stato abbastanza indaffarato. E forse è uno dei sistemi migliori per l'attesa, ossia aspettare, mettersi l'anima in pace, perché le cose non vanno come descritto. O meglio, non deve essere catastrofica la cosa. Quando ho fatto l'ordine, loro vendevano questo processo di vendita a 20 giorni, in 20 giorni ricevi il tuo prodotto. Beh, penso che 20 giorni siano passati, perché ho fatto l'ordine il 24, 24 e 6 più 12, siamo a 18, quindi fra due giorni avrei dovuto ricevere il mio prodotto, ma questo non accadrà. Perché? Quando ho fatto l'ordine, io sulla lista ero a pagina 36, perché è una lista unica comune
dove ci sono tutti gli ordini, e mano a mano questa lista viene aggiornata, dove vengono messi gli altri ordini sotto, quindi gli ultimi arrivati, e vengono aggiornati quelli che sono i categorie di prezzo, quelli che sono i costi, e, i prodotti consegnati, quelli in consegna, quelli là in via di riempimento del budget. Quindi sotto questo punto di vista è molto ma molto ben fatta. Allora, io sono stato infilato in pagina 36 e loro erano a pagina, stavano riempiendo ed elaborando la pagina numero 11, che adesso, se vado adesso a pagina 11, è completamente full, cioè tutta quanta finita. Tutti i prodotti sono chi in fase di elaborazione, quindi stanno per essere spediti. Chi manca due giorni alla spedizione, questa è un'altra cosa, non ho capito. Quando viene fillato il tuo budget, il tuo contenuto economico, quindi la tua cifra praticamente, viene compensata la tua cifra con quello che tu hai pagato, da là partono 12 giorni di attesa per la spedizione. Poi finiti questi 12 giorni, l'ordine va in elaborazione. Quindi vado a immaginare che se ci voglia 30-40 giorni per arrivare al mio punto della lista, poi devo attendere naturalmente che la lista venga, che il mio ordine venga fillato, quindi vengano pagati da altri utenti tutta la mia cifra, poi partono 12 giorni di lavorazione, di attesa alla spedizione, quindi arriviamo dopo 40-52 giorni, e poi un periodo di elaborazione dove immagino loro acquistino il prodotto, se lo facciano arrivare, imballino e rispediscano. Per un totale immagino intorno ai 60 giorni, che per avere un prodotto con il 70% di sconto, 60% di sconto, non è male, ma forse un po' più di chiarezza non sarebbe alquanto male, mettiamola così. Non sarebbe male avere un pochino più di chiarezza su quelli che sono i tempi. Sul gruppo di Telegram ne parlano spesso, hanno parlato anche di questo piccolo problema che c'è stato, del calo delle vendite, quindi naturalmente calo delle vendite significa che la lista rallenta parecchio, e avevano, da quando già ho fatto l'ordine, detto che non ci volevano 20 giorni ma circa 30-35 giorni, ma io 30-35 giorni per ricevere il mio prodotto li vedo abbastanza duri da ottemperare. Quindi ero arrivato a metà pagina 11 quando ho fatto l'ordine. Andiamo a vedere adesso a che cosa sono arrivati. Sono arrivati a metà pagina 13 e io sono a pagina 36, quindi 20 giorni hanno pagato e riempito due pagine e basta, e quindi ne tengo davanti a me altre 25-30. Se 20 giorni per farne due, altre 20-25, cioè aspetto l'anno prossimo praticamente. Non so se consigliarlo oppure no fare un acquisto su questo portale. Di sicuro il gioco vale la candela, nel senso che se il prodotto arriva in tempi decenti, il gioco vale la candela. Se mi arriva entro i 90 giorni, no. Se mi arriva entro i 60 giorni, alquanto. Se mi arriva oltre, secondo me non vale. Il gioco non vale la candela, special modo sugli smartphone, perché una volta preso lo smartphone, addio e buonanotte, aspetti che esca il nuovo e poi ti arriva quell'altro a te, anche se hai pagato meno. Ma dipende un pochino dipende da tanti fattori, non so. Oggi è 22 dicembre, quindi facciamo un aggiornamento. In teoria io entro il 24 di dicembre avrei dovuto quantomeno ricevere, non dico ricevere il pacco, ma almeno essere vicino alla fase di consegna. Circa una settimana che non mi interesso della cosa, quindi andiamo a controllare in che posizione siamo. Sulla lista, sul sito, compare ancora la dicitura se acquisti oggi completi 27 giorni. Io praticamente 27 giorni li ho passati, quindi dobbiamo vedere se oggi ho completato. Impossibile. La lista era da 49 pagine, io stavo alla 36 se non vado errato, e quando sono entrato io erano al completamento la pagina numero 11. Quindi andiamo a vedere subito: pagina 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 completa, 12 completa, 13, 14, ok. Stanno ancora completando la pagina numero 14 e io sono ancora a pagina 36.
come andrà a finire? Che secondo me il pacco potrei riceverlo, dico febbraio, mi sbilancio, dico febbraio, e quindi dobbiamo fare una valutazione se poi vale la pena oppure no acquistare su questo sito. Le premesse erano buone, beh, vi tengo aggiornati. Da quel momento in poi io mi sono fermato, ho cominciato a... mi sono detto, dato che volevo testare, era un tentativo quello che stavo facendo per poi tentare di raccontare l'esperienza, mi sono detto tanto che comunque devo aspettare, è meglio che me ne dimentico e prima o poi andrò a controllare e vediamo a che punto ero arrivato all'interno della lista. Beh, sono rimasto esattamente allo stesso punto. La lista si era completamente bloccata, gli ordini si erano completamente bloccati e si è capito che la società all'interno stava avendo dei problemi. Perché? Perché questo sistema piramidale cominciava a sfasciarsi. La foga dell'inizio era terminata e quindi le persone cominciavano a non voler acquistare più. Il problema è che per coprire le prime 50 pagine di ordini ce ne volevano almeno altre 100, per coprire le altre 100 servivano altre 200. E allora cosa succede? Che il 15 di gennaio provo a chiedere il rimborso della cifra. Io sapevo e avevo letto il regolamento per il rimborso, questo doveva avvenire entro 14 giorni dall'emissione dell'ordine o se si era arrivati a completamento dell'ordine, ossia che la propria cifra era stata completata ma non si era, ma non era ancora arrivato il prodotto. In tutto il periodo di mezzo, quindi nel momento in cui avevamo fatto un ordine, avevamo atteso, erano passati 14 giorni e non eravamo ancora arrivati neanche a completare un euro del nostro ordine, dovevamo attendere e non era possibile richiedere rimborso. Tant'è che l'assistenza, dopo un po' di tempo, mi ha risposto e mi ha detto che purtroppo, secondo il regolamento per i rimborsi, questo poteva avvenire soltanto entro 14 giorni dal mio ordine. Da quel momento in poi il gruppo Telegram incomincia ad impazzire, perché tutte le comunicazioni che ci potevano essere tra le varie persone che avevano acquistato è questo gruppo Telegram. Circa intorno al 20 di gennaio questo gruppo Telegram viene hackerato da una persona che praticamente comincia a lanciare accuse contro la società 2amici.it, inneggiando alla truffa. A prescindere che se sia una truffa o meno, io non sto qui a giudicarlo, il sistema purtroppo è sbagliato, a prescindere. Ma non voglio dare adito a questa hacker che ha cominciato a pubblicizzare una sua attività online e questo gruppo Telegram è completamente morto, non c'era più nessuno che rispondeva ai messaggi, o meglio, attenzione, le persone che scrivevano su questo gruppo c'erano, ma erano tutti utenti e acquirenti di questo sito. Dopo quell'attacco hacker, tutti gli amministratori, i modder, le persone che aiutavano quindi a dare delle risposte o la stessa assistenza clienti del sito 2amici.it non rispondeva più ai messaggi. E così è stato, ci sono stati praticamente 15 giorni di totale vuoto dove nessuno rispondeva, c'era un amministratore del gruppo che cercava di tamponare le liti che nascevano, dicendo che lui non lavorava, questa persona, questo amministratore, era semplicemente una persona che aiutava a gestire il gruppo ma non lavorava per 2amici.it. E questo amministratore del gruppo cominciava a palesare delle idee che potessero essere quello del riscatto anticipato. Infatti aveva parlato con qualcuno di questa fantomatica società che stavano elaborando il sistema per il riscatto anticipato. Io cosa faccio? Scrivo al contatto Telegram dell'assistenza cliente e chiedo spiegazioni su questo riscatto agevolato e siamo intorno al 7 di febbraio. Non ho risposta, assolutamente nulla. Non sono il tipo che si mette a pulciare, quindi a fare richieste e domande a esagerare, quindi attendo e continuo a leggere tutto quello che accade in questo gruppo Telegram fino a che intorno al 14, 13, 12 di febbraio risponde un responsabile / amministratore delegato di questa società che racconta che il sito ha avuto degli enormi rallentamenti perché non c'era personale che lavorava, lui aveva acquisito questa società ma non si era reso conto dei problemi che aveva e quindi si sarebbe adoperato da lì a 4-5 giorni a settimana per trovare delle soluzioni di escamotaggio per far ripartire tutto il sito o la lista come lui la indicava.
Una delle soluzioni che lui ha palesato era quello del riscatto anticipato, del riscatto agevolato, scusatemi. Riscatto agevolato che consiste nel pagare un'ulteriore quota del bene per poterlo ricevere anticipatamente, quindi un riscatto agevolato. Il problema è che giustamente tutti i soldi investiti, quindi se io per acquistare il GS Park ho speso 210 euro, quei soldi realmente la società non li ha perché li ha utilizzati per pagare gli ordini ad altre persone. Quindi è come se adesso la società in cassa avesse zero, con un debito di oltre 200.000 euro, 300.000 euro. Questo video volevo realizzarlo già verso il 10, il 12, quando ho letto il messaggio di questo amministratore. Ho detto, aspettiamo un attimo che pubblichino, che riattivino il sito web, che nel frattempo era andato down, e lo ripubblichino con i dati per il riscatto agevolato. Quindi ogni prodotto aveva il costo per il riscatto agevolato. Ho detto, sono curioso perché metti che il riscatto agevolato sia un decimo del costo del prodotto, forse ancora ne vale la pena. Oggi, che è il 16 di febbraio, viene ripubblicato il sito web con tutti questi costi, con tutto il listino dei costi dei rimborsi agevolati. Cosa succede? Che vado a controllare, leggo l'annuncio sul gruppo Telegram, vado a vedere sul sito web e per riscattare anticipatamente il DJI Spark il costo era di 370 euro. Ora non voglio sbagliare euro più euro o meno, di sicuro vi sto mettendo di lato qualche la schermata che ho registrato al telefonino mentre stavo vedendo i prezzi. E mi sono domandato, ma perché io dovrei acquistare e dar fiducia ancora a questa società dando gli altri 360 euro più 200, si arriva a una somma di 550 euro per avere un prodotto che ad oggi di listino, con le offerte che fa DJI da fotoema.it, mi costa 450. Cioè, insomma, ci andrei a perdere 100 euro, però ne riguadagnerei 200 che già gli ho dato, questa diventa la logica. No, tecnicamente ci vai a perdere altri 100 euro, cioè in tutta la spesa del gioco il prodotto ti sarà costato 100 euro in più. Non solo, il problema è che oggi è venuto a mancare un po' quella che è la fiducia a questa istituzione, a questa società. Se io oggi, oltre 200 euro che già gli ho fornito, devo dargliene altri 360 e poi ho la paura di non ricevere il bene, è molto difficile che io spenda questi soldi in questo modo, anche perché tutto il sistema funziona che io debba fare un bonifico bancario. Se già ci fosse la possibilità di utilizzare una carta di credito, dato che loro il riscatto agevolato dicono che lo fanno in 3 giorni lavorativi, quindi entro 3 giorni lavorativi loro ti spediscono il bene. Con il bonifico bancario, dopo i passati 3 giorni, 4 giorni, io non posso bloccare il pagamento perché è già andato a buon fine, la società già l'ha ricevuto. Con la carta di credito sì, posso annullare la transazione e richiederla indietro. Nel caso in cui io adesso volessi far, o come tutti quanti gli altri utenti, volessero far causa a questa società, ci costerebbe 4 volte in più rispetto a quello che abbiamo speso ed investito. Quindi mi sono detto, questa è la storia che mi è capitata, voglio raccontarla non solo per il sito dueamici.it, perché non solo loro offrono questo servizio di acquisti piramidali, ma ogni giorno nascono tantissimi di questi siti ed è importante sapere come spendere i propri soldi. Il mio era un investimento, un tentativo, dove avevo la possibilità di spendere un budget e provare ad acquistare un bene, per sperimentare se questo sistema funzionasse, funzionava all'epoca, se avrebbe funzionato anche dopo. Effettivamente questo sistema non funziona. Quindi ragazzi, fate attenzione quando acquistate online, specialmente se vedete sconti così forti, acquistate solo da rivenditori ufficiali, perché è inutile tentar di risparmiare, perché alla fine, come si dice a Napoli, il risparmio non è mai guadagno. Se anche voi avete avuto un'esperienza così su questi siti web, ragazzi, raccontatecela così da poterci confrontare sotto nei commenti. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.